Buonasera, buonasera a tutti voi, benvenuti a questa importante serata di cultura, di socialità e di valorizzazione delle risorse umane migliori del nostro territorio. Iniziamo anche se la sala non è piena, ma lo dobbiamo fare perché abbiamo l'onore di avere la dottoressa Michela Fabio, viceprefetto in rappresentanza di Sua Eccellenza il dottor Michele Di Bari, prefetto di Reggio Calabria, che ha inteso mostrare la vicinanza della prefettura, delle articolazioni territoriali del governo a questa ragazza che rappresenta sicuramente una delle migliori espressioni di questo territorio. Diamo il benvenuto quindi a Miriam Giorgi, alfiere della Repubblica Italiana, autrice di Angels. Dottoressa Fabio, rinnovo i miei ringraziamenti per la sua presenza, la prego di estenderli anche a Sua Eccellenza il Prefetto. Non capita tutti i giorni di dover, in questa terra, di dover partecipare alla presentazione di un libro di una giovanissima autrice che è stata anche insignita di un riconoscimento così prestigioso. Tra l'altro, dobbiamo dirlo anche ai presenti, anche lei è un alfiere del lavoro, quindi c'è qualcosa che vi accomuna e che, come dire, costituisce un buon viatico, un buon auspicio anche per il futuro di questa giovanissima ragazza. Buongiorno a tutti, però non ho scritto libri, quindi Miriam è già il suo secondo libro, quindi veramente è una realtà rara. Possiamo dire. Intanto grazie anche a lei per aver organizzato questo evento, perché sono eventi importanti soprattutto in realtà territoriali come queste, e il prefetto ci teneva molto alla presenza, non può essere presente lui, ma della prefettura, dell'istituzione, proprio a testimonianza che scrivere un libro, una giovane ragazza è il futuro della nostra società, di questa società. Prefetto, insomma, sapete, penso tutti, che ha una particolare sensibilità non solo nei confronti e per la prevenzione, il ruolo che è istituzionalmente riconosciuto della criminalità organizzata, ma la sensibilità anche culturale, proprio perché non dobbiamo solo pensare a ciò che di brutto ci circonda, ma abbiamo la speranza, lottiamo con la prevenzione, con la lotta alla criminalità, ma lottiamo soprattutto per il futuro. E si parte spesso, il prefetto, anche nelle scuole, presso gli istituti scolastici, perché crede fermamente che il futuro è dei giovani, dico non più magari non solo nostro, ma soprattutto dei giovani. E sinceramente realtà come questa che rappresenta Miriam non può che farci ben sperare. E non sono parole retoriche, ecco le mie, ma ci credo io e ci crede l'istituzione, ci crede tanto il prefetto, sapete, a San Luca c'è anche il commissario prefettizio, anche una proiezione delle istituzioni per cercare di ripristinare la legalità, e sta operando, non lo devo dire io, ma insomma sta operando nel migliore dei modi, ma la legalità parte soprattutto dai giovani, e quindi anche il riconoscimento, sì, lo abbiamo detto chiacchierando prima, ho ricordato così quello che qualche annetto fa anche a me è successo, però questo riconoscimento sicuramente Miriam lo terrà nel cuore sempre, perché è un momento indimenticabile, è un momento che comunque ti dà anche la fiducia sempre, ti mantiene la fiducia a dire beh, io ce la posso fare. Quindi tanti, veramente tanti auguri a Miriam per il suo futuro e grazie ancora per questa iniziativa. Grazie a lei, dottoressa Fabio. Noi conosciamo i suoi impegni istituzionali che purtroppo non la possono trattenere oltre misura. Prego. Grazie, purtroppo diciamo che sono il funzionario di turno, quindi mi si impone, ecco, di avere tempi ristretti e tornare a Reggio. Grazie, salutiamo anche il commissario prefettizio, il dottor Salvatore Collì, che prego di raggiungerci al nostro tavolo, perché rappresenta, prego,
solo per dire che Miriam, chiaramente il prefetto non è potuto venire, però poi Miriam verrà in prefettura perché il prefetto ha il piacere di conoscerti personalmente. Grazie, grazie ancora dottoressa Fabio. Diciamo che il dottor Salvatore Gullì, potremmo definirlo un commissario dal volto umano, nel senso che spesso i commissari prefettizi, diciamo i funzionari, i dirigenti della prefettura, vengono intesi come una sorta di corpo estraneo rispetto a una comunità cittadina, a una comunità locale. Lui invece ha saputo conquistare col suo lavoro serio, quotidiano e con una grande umanità quello che dovrebbe essere davvero un'articolazione territoriale governativa in un territorio periferico, se vogliamo, per sua natura, come quello della Locride, come quello nel caso specifico di San Luca. E da mesi, da anni che leggiamo sui giornali che i cittadini di San Luca, che io conosco benissimo avendo iniziato la mia modesta carriera giornalistica lì nel lontano 1998, non sarebbero tanto invitati a, come dire, stimolati a candidarsi alle elezioni, perché dice tanto c'è il commissario Gullì, ci troviamo meglio con lui che con un sindaco e quindi siamo contenti così, stiamo bene così. Dottore Gullì. Buonasera, grazie a tutti per questo intervento e per, soprattutto oggi è la serata di Miriam e credo che dobbiamo parlare solo di Miriam. Io faccio semplicemente il mio dovere, cerco di farlo al meglio, però non vorrei alcun riconoscimento perché, ripeto, faccio solo il mio dovere e lo faccio con passione perché San Luca merita qualche cosa di straordinario e uno cerca di dare il meglio. Vorrei andare di più per fare di più, però dico, insomma, quello che riesco a fare, è apprezzato, però è sempre la questione, diciamo, che le istituzioni sono in una fase transitoria, perché non è che una gestione commissariale può essere considerata come quando c'è la democrazia, perché i rappresentanti vengono eletti dal popolo. Diciamo che è una fase transitoria e come tale deve finire, non può continuare sempre così. Io ringrazio la cittadinanza per tutte le applausi, insomma, che mi attribuiscono e che mi tributano ogni giorno, però onestamente è venuto il momento di portare la democrazia. Però ripeto, oggi è la giornata di Miriam e volevo dire che a nome di tutta la comunità di San Luca, ma anche mio, e sottoscritto, diciamo, siamo molto orgogliosi di avere Miriam a San Luca. Questo adesso è il suo secondo libro e più volte ho partecipato anche ad altre diciamo, serate che facciamo per Miriam, perché in effetti è una ragazza che merita tantissimo. E dico, personalmente sono molto grato per questo libro, perché oltre a voler, diciamo, con questo libro fare un tentativo, diciamo, verso i giovani, invitare i giovani alla lettura, ma anche perché cerca di lottare anche lei a suo modo contro il pregiudizio. Perché il bene di San Luca, diciamo, non si fa solamente con Miriam, dobbiamo essere in tanti dall'altro lato e cercare di lottare. Quindi Miriam fa la sua parte alla grande, oltre al suo libro che è di elevata qualità tecnica, una levatura veramente eccelsa, straordinaria. Però diciamo che io sono consapevole che non è solo con questo gesto che si può, diciamo, far parlare bene di San Luca. Per far parlare bene di San Luca bisogna essere in tanti e non solo Miriam. Noi ringraziamo Miriam perché grazie a lei, anche, diciamo, come dicevo prima, con orgoglio, perché vederla addirittura su Rai 1 alla presenza del Capo dello Stato per noi è stato, insomma, un motivo veramente di orgoglio e di gioia, perché San Luca, il volto migliore, lo dimostra con questi ragazzi. Grazie. Grazie al dottore Gullì. Miriam, ti prego di dotarti di microfono, questo è il tuo microfono, diciamo, delicato. Torniamo indietro di qualche settimana. Mi arriva una comunicazione formale dalla prefettura che c'è una ragazza di San Luca, di 16 anni, che verrà insignita del riconoscimento di Alfiere della Repubblica. Naturalmente pubblico immediatamente la notizia, dando un grande risalto, il risalto che merita, dopodiché mi mobilito con gli amici che ho a San Luca per dire: ma chi è questa ragazza? Voglio conoscerla, voglio conoscere la sua famiglia e voglio assolutamente portarla nel nostro spazio culturale che abbiamo aperto soltanto da 4 mesi, e che però vuole diventare un occhio, un orecchio attento alle realtà migliori di espressione del nostro territorio.
La sera stessa ci sono mobilitati, ha chiamato tuo padre e abbiamo organizzato questa serata che naturalmente Savasandir avrebbe meritato sicuramente una platea più folta e spero che nel proseguo della serata possa aumentare. Ma è comunque importante dare risalto a queste realtà. Parlaci un po' di te in premessa. Tu hai soltanto 16 anni, hai pubblicato il primo libro a 14, il libro che presentiamo questa sera, Angels, ma mi dicevi che hai cominciato a scrivere a 11 anni. Quindi un talento coltivato sin dai primissimi anni di vita. Sì, ho iniziato a scrivere questo libro a 11 anni, però già da prima dalla scuola elementare scrivevo anche poesie, quindi è più una cosa che ancora più nel passato si è sviluppata. E niente, sono stata molto contenta perché sono anche riuscita ancora a finire questo libro 3 anni dopo averlo iniziato a scrivere e sono anche riuscita a pubblicarlo con una casa editrice che si sta impegnando per ancora anche con il seguito che verrà a breve pubblicato. Sono molto contenta perché questa passione deriva soprattutto dalla mia passione per la lettura. Io ho sempre letto e non smetto mai di leggere, anche in ogni momento libero io passo il tempo leggendo, quindi è una cosa che deriva tutta dalla scrittura ed è molto importante anche leggere per sapere anche scrivere. Che genere di letture prediligi? Il fantasy è quello che preferisco di più, però mi spazio un po' anche con altri generi se mi piace magari la trama. E in effetti Angels è un fantasy. È un fantasy che vede per protagonisti 4 ragazzi, che 4, per la verità sono un po' di più, però diciamo prevalentemente la famiglia di una ragazza che ha grosso modo la tua età, forse 1 o 2 anni in più. Sì, 1 anno in più. E che apparentemente conduce una vita normale di un adolescente, cioè va a scuola, esce con gli amici, vanno spesso in gelateria, devo dire, quindi dovrebbero stare un po' attenti alla dieta. Camminano tanto, però sì, 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 anche sì, queste camminano tanto. Smaltiscono. Infatti dice, dove andiamo in gelateria, dai. E ha le sue prime cotterelle adolescenziali e a un certo punto si incontra un ragazzo bellissimo in un locale pubblico e poi scopre che questo non è solo un bel ragazzo, ma è qualcosa di più. Prima di addentrarci un po' in alcuni aspetti della trama, senza naturalmente anticipare le cose che poi toglierebbero curiosità e interesse alla lettura, Miriam, Lexi, che è la protagonista, Alessandra detta Lexi, spesso si dedica alla scrittura di poesie quando è a casa da sola, anzi a volte è talmente ispirata che non vede l'ora di tornare a casa per scrivere le poesie. La domanda nasce spontanea: quanto c'è di Miriam in Lexi? C'è molto di me, si vede da questo, anche diciamo un po' della descrizione fisica che ho messo e anche quella anche caratteriale, molto di me, perché secondo me quando uno scrive il suo primo libro i personaggi sono sempre ispirati a se stessi, poi vabbè quando uno inizia poi ad andare avanti con i libri cambia un po', però il primo libro secondo me sono sempre più simili all'ambiente che circonda l'autore. Ed è ambientata, la storia è ambientata inizialmente a Londra, poi però questi protagonisti una volta che scoprono di non essere proprio ragazzi comuni, ragazzi normali, si spostano nelle principali città europee, Parigi, Roma, Barcellona, alcuni arrivano anche negli Stati Uniti, anzi poi c'è un'appendice anche in Cina, in un posto molto impervio della Cina. Conosci questi posti fisicamente, perché li hai descritti con una dovizia di particolari che sembravi più una guida turistica di alcune città. No, in realtà non ho mai visitato nessuno di questi posti, non mi sono mai spostata dall'Italia, però internet ai giorni d'oggi fa molto e quindi Google Maps mi ha aiutato molto, anche Wikipedia, tutti questi siti aiutano un sacco, anche se non si visitano i posti fisicamente, con l'immaginazione si è sempre là quando c'è bisogno. Angeli, angels naturalmente significa angeli. Noi abbiamo un'immagine un po' stereotipata degli angeli, li vediamo tutti... tutti buoni, tutti... In realtà tu del libro operi proprio una classificazione degli angeli.
perché evidentemente non sono tutti buoni. Poi, se non ricordo male, Lucifero era anche un angelo. Sì. E quindi, voglio dire, ha un suo fondamento questa analisi. Vogliamo ripetere, diciamo, i diversi tipi di angeli che hai citato nel libro? Sì, ci sono gli angeli custodi, che ovviamente dice la parola, cercano di proteggere le persone. Poi ci sono i nascosti, che sono quelli che si sono un po' distaccati dal loro dovere, quindi hanno deciso di condurre una vita normale da umani. E poi ci sono i disertori, che sono quelli cattivi, che vogliono conquistare tutto, che vogliono conquistare il mondo, il paradiso e prevalere sugli altri. E infine ci sono i caduti, che sono quelli che tutti conosciamo, che sono stati cacciati dal paradiso. E poi scoppia anche un conflitto, conflitto bellico, che dovrebbe essere il terzo conflitto. La terza grande guerra angelica, che è una cosa che... Qua c'è la componente della fantasia che metti in questo libro. È difficile immaginarsi angeli che fanno la guerra, però poi attraverso la trama appassionante di questo romanzo scopriamo che effettivamente ci sono anche delle ragioni dal loro punto di vista per confliggere a un certo punto. Ma ci sono anche dei riti e delle procedure proprio nella vita di ogni angelo, tant'è che Lexi, la protagonista, si ritrova a girare il mondo per conoscere quelli che sono i suoi effettivi superpoteri. Sì, lei va in giro, tutte le tappe che si farà nell'Europa sono appunto per trovare qualcuno che possa insegnarle come scoprire questo suo potere. E si trova anche a relazionarsi con altri angeli, con altre figure così, un po' sicuramente trascendentali, se vogliamo, no? E con l'occasione non si capisce mai qual è il confine tra la normalità di un'esistenza di una giovane che comunque ha le sue passioni, ha i suoi amori, ha i suoi gusti gastronomici, e l'esistenza dell'angelo. E su questo confine così labile tra l'apparente normalità della vita di una ragazza e la straordinarietà dell'esistenza di un angelo si gioca un po' tutta la trama del fantasy, vero? Sì, molti fantasy sono basati su questo, perché è quello che poi gli fa attirare più il lettore, questi misteri, diciamo, anche che ci sono tra le varie cose che devono affrontare i personaggi, dei conflitti interiori e tutto il resto che li circonda per poter poi arrivare ad un finale che possa ancora tenere il lettore con il fiato sospeso. E in effetti il lettore rimane col fiato sospeso, perché sorprende col passare dei capitoli sempre di più, e quella che sembrava una conclusione scontata in realtà non lo è affatto. Lunedì presenterai nel tuo paese, a San Luca, nella scuola che hai frequentato, il secondo episodio di questa trilogia che poi hai concepito, quantomeno. I protagonisti chi saranno? Sono sempre loro? I protagonisti sono sempre loro, che continuano la loro storia per arrivare con il terzo libro ad una conclusione che potrebbe essere sia una bella conclusione o una brutta conclusione. E ancora sono loro che affronteranno molte sfide, molte avventure per poter arrivare all'obiettivo delle loro missioni. Il fatto che comunque si giri molto, si frequentino le città più famose, più importanti, probabilmente non bisogna essere grandi psicologi per pensarlo, esprime anche il tuo desiderio di ragazza al giorno d'oggi, che ha voglia di viaggiare, di conoscere il mondo, di conoscere i posti. Effettivamente è un tuo desiderio questo qua pure?
Sì, è un mio desiderio viaggiare perché sarebbe molto bello visitare posti diversi, invece di stare sempre a vedere gli stessi posti, anche bello pre-culturalmente, andare a visitare grandi città, monumenti, la storia che ha fatto l'Europa soprattutto. Sarebbe molto bello andare a visitare tutti questi posti che ancora descrivo pure nel mio libro. Parliamo adesso di una giornata importantissima, memorabile della tua vita, quando hai ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questo riconoscimento di Alfiere della Repubblica. Ci puoi descrivere le emozioni di quella mattinata? Ma le emozioni erano molte e sono indescrivibili perché c'era molta gioia, diciamo non tanta ansia in realtà, però più la gioia che uno prova quando succedono queste cose. Questi eventi sono memorabili e sono eventi che non capitano a tutti, quindi anche uno si deve sentire privilegiato quando gli succede. È stata anche una bella giornata per la presenza del Presidente della Repubblica, una bella cerimonia anche, perché poi credo di essere stata anche l'unica ad aver parlato con lui, ad aver scambiato due parole con lui Ti volevo chiedere proprio questo. mentre si mi dava il premio. Sì, perché mentre diciamo la mia presentazione, lui mi ha chiesto ancora notizie sul secondo libro e io gli ho detto che sarebbe uscito a breve, che il 16 aprile sarebbe stato pubblicato, e lui è anche stato contento di questa notizia. Ma a lui hai mandato una copia al Quirinale? Sto aspettando di scrivere il secondo, gli ho Ah, mandato ok. tutte e tre Facciamo spedizione insieme, unica. sì. È bello perché poi quando si vivono a un'età così giovane queste emozioni, c'è anche quel pizzico di incoscienza, no? Che sembra tutto normale. Ritrovarsi in mezzo a... Quanti eravate? Quanti coetanei Eravamo eravate? 29. 29. 29 ragazzi selezionati in tutta Italia che ricevono questa onorificenza dal Capo dello Stato. Forse è stata più una festa che che un'occasione solenne, se vogliamo. Sì, anche perché no, perché è una bella festa per celebrare anche ciò che tutti quei ragazzi, come compresa, abbiamo fatto a questa età, perché essendo tutti minorenni non è facile. C'erano molti che hanno fatto volontariato, che hanno fatto molto per la cultura e per il proprio territorio. Da quale parte d'Italia provenivano? Erano tutti, nella maggior Diciamo. parte erano del nord, della Calabria c'ero solo io. E siamo arrivati al punto. Siamo arrivati al punto perché io adesso non. Giustamente mi diceva il commissario Gullì, cerchiamo di non allargare troppo il discorso, ed è vero. Però io ricordo l'anno scorso il presidente Mattarella all'Ocri, nella celebrazione della giornata di Libera il 21 marzo all'Ocri, allo stadio comunale, accanto alle vittime di mafia, e molti cittadini di Locri, paese nel quale io vivo, dicevano una cosa bellissima per Locri, è venuto il Presidente della Repubblica, c'è stata questa manifestazione così importante, quella. In realtà se si va a scavare al significato autentico della presenza del Presidente, in quell'occasione lui è venuto a Locri perché Locri era stata scelta come sede della giornata nazionale di Libera per l'impegno contro le mafie. E allora il Presidente della Repubblica che si muove per questo motivo può essere sicuramente un segnale di attenzione, ma lega la sua presenza sempre a un aspetto negativo della nostra terra. Credo di affermare, mi auguro di non essere smentito, che invece tu sei stata la prima calabrese a rapportarti con lui per un evento invece positivo. Ti rendi conto della grande responsabilità che hai? Sì, è una grande cosa, me ne rendo benissimo conto perché non sono cose che si vedono assolutamente tutti i giorni, non si vedono mai una ragazza di 16 anni a scrivere un libro qua in Calabria. Posso dire che tutti i ragazzi che conosco io nemmeno leggono, quindi è assolutamente una cosa grande aver avuto questo incarico anche di andare là a parlare con lui. Ti posso dire che la pubblicazione di un tuo libro vale almeno 10 partite del cuore fatte a San Luca? E voglio essere più chiaro,
C'è anche, l'anno scorso è stato, due anni sì, fa, però, l'anno scorso, sempre nell'ambito di, questo, di queste iniziative, di queste cose, beh, l'ha giocato pure il commissario, quindi non voglio sminuire il valore della, della partita del cuore, gioco anche l'attuale procuratore nazionale antimafia Carriero De Rao, c'era il compianto Fabrizio Frizzi, una delle apparizioni, una delle rare apparizioni pubbliche della nostra terra. Però se torniamo sempre lì, cioè la partita del cuore è qualcosa di calato dall'alto, in cui chi organizza dice sì, vengo al tuo paese, ti faccio vedere che lo Stato ha un volto buono, ha un volto umano, che... però poi alla fine della giostra, al di là degli autografi dei cantanti, degli attori, dei personaggi televisivi, anche dei magistrati se vogliamo, è sempre qualcosa che non arriva dal territorio, ma è qualcosa che viene percepito come calato dall'alto, quasi come un, se mi passate l'espressione un po' forte, quasi come un contentino che viene dato alla terra. Quando invece è la terra che esprime dal basso, dalla periferia, fermenti positivi, è tutta un'altra cosa. Sì, io non posso che non essere d'accordo, perché è vero, questi temi, i temi sono sempre ricorrenti, quindi quando c'è qualcosa di diverso si dovrebbe cogliere di più l'occasione e celebrarlo di più, diciamo, non è una cosa che succede. Tu c'eri alla partita del cuore? Sì, sì, c'ero. Eri in tribuna? Sì. Hai fatto foto, hai fatto selfie, hai fatto foto probabilmente? Sì, foto, video della partita, sì. Però qual era la percezione in paese? Paese che peraltro conosco, soprattutto lo stadio comunale, per tutta una serie di ragioni che spiegavo anche alla tua famiglia. Cioè, era più la gioia per l'evento in sé, o c'era quella punta di scetticismo come per dire sì, vengono un giorno, ci fanno divertire un giorno, però poi il discorso rimane sempre quello? No, ma io dico che erano molto contenti, perché la partita, avere tutte quelle persone famose non è nemmeno una cosa che si vede tutti i giorni, quindi la partita è stata molto apprezzata per quell'occasione. E secondo me no, sono stati molto contenti per la partita, ma non credo ci siano stati altri pensieri, almeno per come la penso io, per quello che penso io non ci sono stati altri pensieri da parte del paese. Dottor Bulli, è troppo matura questa ragazza. Io cerco di prenderla in castagna in qualche modo, ma non ha voglia di fare domande pungenti. Questa sa rispondere bene, se la sa cavare. Prodotto buono. Il suo ricordo invece di quell'occasione, perché poi ci furono anche delle polemiche sul catering, sulla vendita dei gadget, su queste cose. Il suo punto di vista invece di quel genere di iniziative qual è? Io l'occasione qua per chiedere questa vicenda, perché noi non abbiamo pagato neppure una lira, quindi sono tutte dicerie e pettegolezzi che girano nei paesi e basta. Di quella manifestazione noi è rimasto solamente, diciamo, per forse una volta, che come diceva lei non stato il volto buono, perché io ho mirato proprio perché non possono passare. È iniziato tutto in una giornata in prefettura, quando mi sono imposto con l'onorevole Bosco, che praticamente aveva finito una riunione che c'è stata in prefettura, dico, ma a venire qua a prendere in giro queste riunioni, queste cose, non ha nessun senso. Venite un po' a San Luca e così vedete se veramente lo Stato in questi territori si deve far vedere, non fare le passerelle e così prendete l'aereo e andare via. Dice, ma è quello che è? Poi alla fine abbiamo parlato, dico, guarda, e dici, io non ho una risposta, e poi in effetti è stata la parola. Però dico, abbiamo fatto di tutto perché non rappresentasse una passerella e perché tutte le situazioni, diceva lei, catering e cose, noi il Comune di San Luca non ha scolato una lira, neanche un centesimo. Cioè, quindi erano tutte cose che noi abbiamo fatto con degli sponsor, con un'organizzazione capillare, iniziata un mese, due mesi prima, tutto insomma organizzato nei minimi particolari, perché organizzare una manifestazione del genere, penso che al sud era la prima volta che veniva, in quelle proporzioni. C'era anche, magari, detto così, Valerie, c'era anche il magistrato Legnini, che è il numero due della magistratura, diciamo, come il Presidente della Repubblica. Quindi c'era la magistratura che ha competito e poi c'erano nazionali cantanti. Diciamo che è stata una partita, sì, simbolica per la sua essenza generale,
è però come di grandissimo significato, perché venire su un territorio a sfidare gente, diciamo, che agisce solo nell'oscurità, diciamo, nel buio, da vigliacchi, invece venire là a fronte, diciamo, scoperto lo Stato, farsi vedere i tuoi territori per dire noi ci siamo, ma ci siamo con un senso tangibile, perché non è stata solo una riunione, non lasciamo un campo che solo a vederlo in questo periodo è di un verde smeraldo, e quello è veramente il simbolo dello Stato che in questi territori, quando viene acclamato, c'è. E io a San Luca, oltre che l'espressione come quella di Miriam, che è una cosa, diciamo, incommiabile per quello che succede sul territorio di Reggio, perché diciamo che ci aiuta parecchio a sdoganare la San Luca, e forse si fa ancora poco per questa ragazza, perché con tutto il rispetto noi parliamo sempre di quella Davvaro, che merita il massimo, che è uno dei più grandi, diciamo, del nostro secolo, diciamo del secolo come passato, e che ancora la memoria di quella Davvaro non abbiamo toscato da nessuno. Però è utile continuare a parlare anche delle occasioni in cui non è necessario. Bisognerebbe parlare di personaggi come Miriam, perché Miriam rappresenta il futuro, rappresenta il presente, con tutto il rispetto per sempre di quella Davvaro, perché senza la memoria non si può prospettare il futuro, però Miriam è una cosa realtà ed è la continuità proprio di quella Davvaro, diciamo che è un paese che è andato in Italia con la Davvaro e che continua su quel solco tracciato con la Davvaro. Tornando all'episodio invece della partita, dico, per una volta c'è, cioè, come abbiamo fatto noi stavolta, cioè non sono venuti a fare la passerella, ma hanno lasciato questo ricordo, e spero che noi ce lo sappiamo tenere per il futuro, proprio a testimonianza di una legalità che, quando è possibile, si afferma anche nei nostri territori. Quindi, se ho capito bene, l'idea di fare la partita del cuore è arrivata da lei, nell'incontro con l'allora ministro Bossi. Sono stato dietro le vinte volutamente, però è stata una sfida che io ho lanciato e ci hanno raccolto tutti, in primis con il prevento. Però ricordiamo a tutti che noi questo stadio l'abbiamo realizzato dal nulla in 16 giorni, lavorando notte e giorno con una buona volontà di, diciamo, dei rappresentanti di Calabria Verde, di operai che hanno dato l'anima con una sola stretta di mano, perché ripeto, il comune non ha cacciato una lira. Abbiamo tutti cooperato per il bene di San Luca e ce l'abbiamo fatta alla fine in quell'occasione, lanciando la sfida, anche, diciamo, le istituzioni hanno dimostrato che quando lo Stato fa veramente rete, lo Stato può vincere anche a San Luca. E stiamo continuando, perché la realtà di San Luca, oltre a Miriam nel rispetto che rappresenta la parte culturale, diciamo, del territorio, San Luca sta dando delle, diciamo, è una realtà che magari non si possa pubblicizzare per il ruolo che rivesto, però io a San Luca posso dire che San Luca in questo periodo, forse alla percentuale di riscossione dell'acqua, che eravamo in percentuale, diciamo, dei numeri delle voci 0,9-1%, siamo arrivati all'86%, quindi è una percentuale di riscossione del cambio di acqua che non si registra neanche a Milano. Quindi voglio dire che San Luca, che viene sempre dipinta come stravolta, stramata, della grande, eccetera, quando lo Stato fa vedere il suo volto, quando lo Stato dice che ci sono, San Luca risponde. E quindi bisogna camminare sempre su questo solco tracciato anche dalle istituzioni, che non sono rappresentate certo da lì, io faccio la mia parte, però voglio dire, i sanluchesi stanno facendo la loro parte alla grande. Grazie dottore, grazie ancora, complimenti per come interpreta il suo ruolo. Miriam, permettimi di raccontare un pizzico della mia San Luca, mia tra virgolette, però diciamo ho già accennato che ho iniziato lì la mia carriera, all'epoca facevo il giornalista sportivo, quindi la squadra stava andando anche abbastanza bene tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Ho ricordi di grande affetto, di grande ospitalità, di grande generosità. Infatti pesavo molto di più alle Monoburga, che non tornavo mai a mani vuote, diciamo, a casa. E tant'è che nel 2008 io lavoravo a Calabria Ora, che era un giornale regionale molto importante per l'epoca. Dopo Duisburg ci fu chi, come il mio direttore dell'epoca, che è sempre conosciuto per le sue, diciamo, le sue posizioni giustizialiste, però in quell'epoca mi disse Paolo Pollichieni, mi disse vai a San Luca insieme a una tua collega e cercate di evidenziare gli aspetti positivi del paese, che io in parte conoscevo, quindi è stato un ritorno a casa per me. Mi ricordo che facevamo un giro, era un pomeriggio d'estate molto caldo, c'era l'allora sindaco Sebastiano Giorgi, c'era il vice Francesco Giampaolo e altri ci accompagnarono in giro, e io ebbi modo di conoscere per esempio la struttura delle suore. Io non la conoscevo, è una realtà bellissima,
le case con i forni, naturalmente la casa di Corrado Alvaro, e poi uscirono due pagine intere di giornale su queste cose, che rappresentarono uno dei momenti più fatti con più sentimento della mia attività giornalistica. Immagino che anche tu sia molto legata al paese. Sì, ovviamente ci sono nata, cresciuta là, quindi sì, sono molto legata ancora al paese, perché è un bel paese, si deve dire, è un bel paese, anche se ci sono questi pregiudizi, che tutte queste nomee che ci sono sul paese, anche se la maggior parte non sono nemmeno vere, cioè non è visto con buon occhio da quelli che vengono da fuori, ma io che ci sono vissuta dentro posso dire che è un paese bello, calmo e tranquillo. Ancora ha molta cultura, si deve anche dire questo, perché come dicevamo prima c'è Corrado Alvaro che ha portato molta cultura, e lui è di San Luca, non è che era di San Luca, non era di altri posti, e ancora c'è tutta questa cosa, tutte queste belle cose. Poi abbiamo anche il paese vecchio, che è anche una bella rappresentazione di storia che non si può dire per altri posti, e quindi non c'è tutto ciò che si dice sul paese non dovrebbe essere considerato come vero, perché chi ci vive dentro poi può dire quello che veramente è. Naturalmente, tra l'altro c'è anche la signora Giulia. Tu in queste settimane stai facendo incetta di complimenti, di attestati di stima, di affetto, che magari a una persona meno matura farebbero anche un po' montare la testa, diciamocelo. Non è sicuramente il tuo caso, lo stai dimostrando. Vorrei sapere, dal punto di vista umano, personale, chi è Miriam Giorgi nella vita di tutti i giorni e cosa è cambiato dopo questo riconoscimento solenne? Io sono una a cui piace molto lo studio. Dopo il riconoscimento è cambiato, diciamo, il modo in cui gli altri mi vedono, magari, ma io non credo di essere cambiata molto. I miei compagni di classe sono stati molto contenti, magari quando avevo pubblicato il libro non c'era tutto questo entusiasmo tra di loro. Ora che ho ricevuto il premio del Fiere della Repubblica sono molto più entusiasti ancora, e mi hanno fatto un sacco di complimenti. Prima magari non tanto, però io sono sempre la stessa, perché anche se ho ricevuto questo premio, ancora so che posso fare altro, quindi non è che vado piano. Bravissima. Che dire, cosa aggiungere, dottore Collì? Siamo tutti un po' più fiduciosi sul futuro dopo aver conosciuto Miriam. Io ne approfitto, sì, Miriam, insomma, ripeto, è sempre il nostro orgoglio, come dicevo, e anche lunedì avremo occasione di debuttare di nuovo nuovamente questi apprezzamenti. Però io ringrazio tutti per questo spazio culturale e il dottor Albanese, che l'ha tenuto in maniera veramente fantastica, straordinaria, cioè non pensavo in effetti che era così bello partecipare a uno spazio culturale. Complimenti anche per la vagarezza dell'incontro e soprattutto per le tematiche trattate, perché parlare poi di una concittadina, insomma, come Miriam, oltre a portare prestigio, diciamo, serve veramente a sdoganare finalmente questa cittadina, perché non si può vivere sempre parlando di fatti e di cose accadute tra un ventennio fa e additarli sempre come una realtà che è, diciamo, restia a cambiare. Invece Miriam dà veramente una impressione proprio di come vuole cambiare San Luca e di come vuole riscattare San Luca. E complimenti a Miriam, perché attraverso Miriam, diciamo, che possiamo levare anche la nostra voce di cambiamento. Grazie Miriam, grazie a tutte le persone che sono intervenute, soprattutto al dottor Albanese, ripeto, per la pagatezza dell'incontro. Grazie per questo spazio culturale. Troppo buono, dottore Collì. Miriam, noi ci congediamo, è stato un piacere ospitarti. È stato un piacere per me essere stata qui. Chiacchierata piacevolissima, naturalmente questa è casa tua, ti aspettiamo per Angels 2 e anche per Angels 3 e anche per Angels N, se dovessi fare ulteriori anche segni. Per altri libri, altre saghe. Siamo felici, non dico di averti tenuto a battesimo, perché sei già affermata, però noi andiamo proprio alla ricerca di queste figure dell'editoria locale. Tra l'altro, se avete notato, sulla parete destra, alla vostra sinistra, c'è un quadro di un pittore di San Luca molto bravo, che si chiama Sebastiano Pipicella, detto Peppe,
che dopo che abbiamo aperto è arrivato, si è fermato, ha scaricato la macchina, aveva un po' di pacchetti di quadri e di cose, mi ha proposto, dice, ma ti piacciono queste cose per l'esposizione? E siamo rimasti tutti incantati dal rigore artistico dei ritratti che aveva fatto. Grazie ancora alla Fiera della Repubblica Miriam Giorgi, che per noi sarà sempre solo Miriam. E leggete questo romanzo, perché questo fantasy, perché è bellissimo. Angels, la vita segreta di un angelo nascosto, edito da PAF, che sarà la PAF Edizioni, presente anche lunedì pomeriggio a San Luca, e che ritroveremo qua, perché martedì offriremo una vetrina a un'altra ragazza della Locride, si chiama Maria Abruzzese, originaria di Crotteria, che ha scritto un romanzo rosa, un romanzo un po' diverso dal tuo, ma sulla quale la PAV Edizioni ha investito nella pubblicazione, e che presenteremo questa sera, perché la Locride è terra anche di scrittori, è terra anche di talenti, è terra di figure positive come la nostra Miriam Giorgi.